serve, mettetevela quando è necessario, però diciamolo, è un oggetto orrendo. Oh, ma non vi viene da vomitare quando le trovate per terra, sulle panchine, nel carrello del supermercato? Cioè, ti immagini subito che l'abbia usata Zingaretti, che sia un ricettacolo di virus, batteri orribili. E dire che ci siamo già anche un po' abituati, è quasi diventato un articolo seduttivo, come le donne velate in Iran. Occhio ipertruccato, eyeliner tipo Cleopatra. Poi sotto c'hanno il naso di Federico da Montefeltro, però non importa, dettaglio, me la gioco tutta nel lockdown. Però comunque ci sono alcune cose che con la mascherina bisognerebbe evitarle. La mascherina attaccata a un orecchio, cioè dai, cioè ma vi siete visti? È come se uno si fosse appena soffiato il naso e si mettesse il fazzoletto qua attaccato a una spilla, come dire, vedete, me lo sono soffiato, c'è anche un po' di roba attaccata, eh. Cioè, o la indossate o ve la togliete, tenetela in mano, infilatevela in tasca. L'altro giorno ho visto una donna che ne aveva due. Le trecce, chi è? La pipi calzelunghe delle mascherine. Poi, sottomento. Ma fa schifo anche così. Ma sembra che abbiate una piaga qui purulenta che deve essere curata. Infilate elegantemente nel braccio. Tac. Tipico dei monopattinisti, eh? Trrr, trrr, così. Ma perché ve l'attaccate qua? Che cos'è? Un nuovo prêt-à-porter? Il vostro nuovo look Zangrillo style? Poi in macchina attaccata allo specchietto retrovisore. Lì che penzola. Ma cos'è? L'arbre magique di Burioni. Oh, ma lo volete capire che fa schifo? Cioè, la mascherina è come un cerotto, come un pannolone. Infilatela nel cassettino, insieme alle multe non pagate. Poi un classico. Mascherina sulla bocca, naso fuori. Agghiacciante a vedersi. Tipica dei veget, quelli lì che vediamo ai cantieri. Ma noi li perdoniamo. Però la portano così anche alcuni furboni. Eh sì, tanto si respira col naso, non con la bocca. Quindi sembra che tu ce l'abbia e in realtà non filtri niente. E poi vedere sti nasoni che sbucano fuori fanno subito pensare a diffusori a pioggia di virus. Cioè, dalla narice direttamente sul banco dei formaggi e del ragù. O se fanno i camerieri, direttamente sul mio Negroni on the rocks. E lo scuserete se non è un cocktail politically correct. Lì sono problemi del Negroni.